Hola a tutti raga, benvenuti nel mio nuovo video, sono il vostro Ricolli. Allora, video di oggi. Se avevo già fatto un video su o contro Akuma X-Rex, però mi è stato rimosso. Cazzo strano, mi è stato rimosso. Va bene, vuol dire che lo rifaccio. E lo rifaccio. Perché lo rifaccio? Perché sta continuando a diffamarmi a me andando sul pesante e perciò Akuma X Rex tu sei un diffamatore seriale perché tu sei consumato dalla droga, basta vederlo in faccia che è veramente consumato. Lui continua a diffamarmi a destra e manca e gli altri ci credono pure, ci vanno a credere pure perché sono peggio di lui. Certamente Lele Colli deve sempre essere nel mirino di tutte e tutti, e ovviamente gli altri gli devono andare dietro. Akuma X-Rex, ma smettila di diffamarmi, ma smettila di aprire quella bocca fogna e inquinare l'ambiente. Ma smettila. Diffamare una persona è reato punibile con la denuncia e tu sei da denuncia. Già tanto che sei ancora in libertà, perché ci metto poco ad andare a denunciarti per diffamazione. E voi che vi lamentate pure, non toccate il mio maestro, non toccate Akuma X-Rex, non devi permettere di insultare. Vabbè. Lui può insultare, si può permettere di diffamare, cioè si può permettere di tutto, giustamente. Però se uno nell'altra piazza si deve difendere dalle accuse gravi che mi sta facendo lui, come X-Ray contro di me, io devo stare zitto, muto e subire. Un applauso per la incoerenza delle merde teste di cazzo che esistono in questo mondo. Certamente voi vi credete superiori dietro uno schermo, siete tutti forti, tutti Hercules, Hulk, maciste. No, no, perché anche io ho diritto di dire la mia, visto che è una cosa pubblica su Twitch o su YouTube, è pubblica e io ho tutto il diritto di dire la mia. Ho tutto il diritto di dire la mia. Quindi, voi che seguite Akuma X-Rex, quell'infamone che diffama a destra e manca me e anche altre persone, e ci credete pure, siete malati quanto lui. Siete malati quanto lui. Perché ragionate con il culo e non con la testa. L'ho sempre detto, voi una testa, un cervello pensante non ce l'avete. Perciò dovete ragionare con il culo. Quando uno viene diffamato, è una cosa che viene pubblica, è una cosa pubblica, uno ha tutti i diritti di farsi un video sopra per difendersi. È cosa che sto facendo io, giustamente, questo video. L'avevo già fatto un'altra volta, però mi è stato rimosso. E se viene rimosso pure questo, vuol dire che io ho ragione e voi siete nel torto perché credete a un infame come X-Rex, è un infame che diffama le persone. E voi vivete nella falsità invece che nella verità. Sentire la verità a voi è troppo difficile. È un peso da portare, la verità. Quindi la falsità è la cosa più giusta, veramente, da dire. Perché gli altri, giustamente, devono stare zitti, subire, piangere, stare in un angolo. Allora, diciamo le falsità più inesistenti di questo mondo, da uno consumato dalla droga, che basta vedere in faccia, è così. E purtroppo voi credete alla falsità che alla verità. E tanto so che mi darete
torto, però la verità è questa. Akuma X3 mi sta diffamando destro e manca su Twitch e YouTube, eh? E voi che ci credete pure, andate dietro, siete malati quanto lui. Quindi, visto che è una cosa pubblica e ho tutti il diritto di dire la mia, e ho fatto questo video giusto per dirlo. Tanto, se viene buttato giù, lo ripeto, se viene buttato giù questo video, vuol dire che io ho ragione. E voi credete alla falsità invece che la verità. Mi sta diffamando, io ho detto la verità, mi sta diffamando. Destra e manca, Akuma X3 sei da denuncia penale anche, perché te fai credere agli altri le falsità su di me. È diffamazione, è reato, punibile con la denuncia. E quando si aprirà le porte del carcere e galera, cara Akuma X3, non andiamo a piangere. Non andare a piangere, perché l'hai voluto te, l'hai voluto te, non io. Sei te che mi hai diffamato, non io. Sei te che mi sei venuto incontro e mi sei venuto addosso. È pestato una merda contro di me, è pestato una merda grosso quanto un palazzo grattacielo, e adesso paghi le conseguenze. Io se vado dai carabinieri, polizia postale, polizia, e porto le prove di tutta la diffamazione che hai fatto contro di me, tu passi dei guai che non ti immagini neanche. In più i tuoi fans ti vengono dietro. Porto tutta la polizia postale, passate dei guai che non avete idea, e finirete in galera non so per quanti anni. E questo che volete? Avete scavalcato una montagna di reati, che è la montagna dell'Everest e Monte Bianco a confronto. Non sono niente. E voi continuate ad andare dietro le persone che diffamano le persone oneste, me compreso. E Akuma X3 non è un esempio da seguire. Non è un esempio da seguire. E voi gli andate dietro. E siete peggio di lui allora. Ragionate con la testa, non con il culo. Sempre se la testa un cervello ce l'avete. In conclusione, Akuma X3, tu continua a accumulare reati, tu continua a diffamarmi, continua, continua. Prima o poi ci sarà un cazzo di giustizia divina in questo mondo dove tu pagherai le conseguenze di tutto il male che mi hai fatto a me e pagherai un conto molto salato, che veramente neanche in mutande rimani. Neanche i mutande, e fidati, ci saranno anche un avvocato dove tu dovrai pure buttare soldi. E tanto poi i processi in Italia durano non so quanti anni, 10 anni. E tanto ci sarà una giustizia divina prima o poi, caro Akuma X-Rex, dove pagherai le conseguenze per tutto il male che mi hai fatto a me. E te lo giuro su Dio che neanche i mutande ti faccio rimanere. In galera finisci per tutta la diffamazione che hai fatto contro di me e gli altri che pure che gli vengono dietro, i tuoi fans, ovviamente. Vabbè, il video è finito qua. Lasciate tanti like e mi piace in questo video, mi raccomando. Condividetelo, questo cazzo di video, condividetelo, mi raccomando. E se viene buttato giù, vuol dire che io ho ragione e loro hanno torto. Insieme a Akuma X3, che preferisce diffamare con le falsità invece che sentire l'altra piazza della verità, cioè la mia. Link in descrizione, qua nell'info box, qua sotto tutti i link dei miei social, seguitemi sotto i miei social, mi raccomando, trovate l'info box qua sotto. Iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto. E vi saluto, raga, perché non ho più niente da aggiungere. Forse tornerò e forse, ripeto, tornerò a parlare di questo argomento. Vi saluto e vi auguro un buon proseguimento di giornata, serata e nottata. Bagazzi, forse nei colli e sempre forza Juventus.